Il Lascari Cefalù non si vuole fermare e al Santa Barbara ospita un San Fratello che ha disperato bisogno di punti per tenersi lontano dalla zona rossa della classifica. Ma davanti a un pubblico come sempre molto presente allo stadio di Cefalù si comincia con il San Fratello che ha un ottimo inizio e qui ci prova con Ditale, ma trova l'intervento di Fiducia dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Al terzo minuto poi ancora Praticò sulla sinistra, cerca di andare via, riesce anche a saltare un avversario, a mettere in mezzo il pallone, non allontana bene la difesa dell'Ascari. Poi c'è questa conclusione da parte di Jadama che si perde sul fondo, poi sale di colpi la squadra di Mister Grimaudo che si porta al nono minuto in area di rigore e c'è un calcio di rigore, intervento su Mocciaro, l'arbitro non ha dubbi, assegna la massima punizione alla squadra in maglia bianca. Dal dischetto si presenta Sferruzza, rincorsa come al solito lunga che trova poi il colpo perfetto alla sinistra del portiere in Ferrera. Passa in vantaggio il Lascari Cefalù dopo aver tremato nei primissimi istanti di partita e da lì in poi sarà quasi un monologo della squadra cefaludese che poi continua ad attaccare, prende le misure all'avversario. Minuto 23, ancora la collaborazione, la combinazione tra Mocciaro e Sferruzza, conclusione sporca, deviata, che finisce in calcio d'angolo proprio dal corner seguente. La palla rimane in area, c'è un tentativo di sforbiciata, poi Sferruzza col sinistro, la respinta sul primo palo da parte di Inferrera in calcio d'angolo. Superata la mezz'ora, insiste ancora il Lascari Cefalù con questo cross da sinistra di Ventura, il colpo di testa di Mocciaro, palla che si perde sopra la traversa. Si riaffaccia in avanti la squadra nero-verde con questo pallone gettato verso l'area di rigore. Jadama controlla, calcia col destro, difende bene il primo palo anche Fiducia che manda la sfera in calcio d'angolo. Poi l'ultimo squillo del primo tempo è del Lascari Cefalù ed è una grande palla gol che arriva sulla testa di Ninni Portera, bravissimo, distinto puro in Ferrera a mettere la palla fuori. Poi rimane a terra un difensore del San Fratello, ma con le immagini dopo questo tentativo ribattuto passiamo al secondo tempo, a questa grande opportunità dopo 10 minuti per il Lascari Cefalù con la palla che si perde fuori. Ma attenzione qui all'opportunità per Mocciaro che riesce a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce in pieno il palo, chance gigante per il 2-0 dell'Ascari. 2-0 che però arriverà un minuto dopo, rimessa con le mani di Ventura, palla che arriva in area ancora per Danny Mocciaro che la gira col destro, gran gol dell'attaccante dell'Ascari Cefalù, ancora bersaglio al Santa Barbara e garantisce due lunghezze di vantaggio alla squadra di Mister Claudio Grimaudo. E adesso si gioca sul velluto perché il San Fratello di fatto non ha più le energie per attaccare. Allora c'è spazio per questa grande giocata di Fazio che con il tiro a giro alle insigne sfiora il palo alla sinistra di Inferrera. Ultima occasione, minuto 88, sempre per la squadra di casa. La palla arriva sulla sinistra dove c'è Di Peri, la conclusione dell'ex Marineo e Misil Meri bloccata da Inferrera. Ma si chiude qui il match, altra vittoria per il Lascari Cefalù che continua la sua rincorsa verso il secondo posto che adesso è sempre più vicino. E da sportisti per il momento è tutto, alla prossima!